29 luglio, ben ritrovati a una nuova puntata con Good Night Milano. Ben ritrovati, buona serata a tutti. E questa sera siamo qui insieme a Luca Bossi. Buonasera Luca, benvenuto con noi oggi in trasmissione per parlare di un tema molto molto interessante e molto importante, che si può racchiudere in realtà in quello che poi potrebbe diventare un giorno il tuo lavoro. Tu sei un OEAS in formazione, potrai diventare, appunto sarai prima o poi un OEAS. Che cos'è l'OEAS? Lo faccio dire a te. Okay. È l'operatore? Emotività, affettività e sessualità. Allora, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un progetto ormai da un bel po' di anni, che è iniziato tanti anni fa Maximiliano Olivieri, per cercare di portare appunto un discorso di non solo sessualità, perché tutti ci si ferma sempre sulla S finale di questo, ma anche appunto di emotività ed affettività per le persone disabili, giusto? Come funziona questo percorso che stai facendo e a cosa dovrebbe portare? È un percorso che è iniziato qualche anno fa con l'invio di un curriculum a Roma presso lo studio del professor Quattrini, che è un psicoterapeuta sessuologo, che tra l'altro è lo psicoterapeuta che cura tutta la parte scientifica di questo progetto. E dopodiché c'è stata una giornata a Roma presso il suo studio, dove diverse persone sono state sottoposte a test di natura psicologica, e per finire un colloquio con il professor Quattrini, e da lì sono nati, diciamo, i primi 18 OEAS che ancora oggi sono in formazione da circa un paio d'anni. A chi si rivolgerà poi una volta che appunto formato l'OEAS, e come funziona poi questo andare proprio a lavorare con i ragazzi e ragazze e le persone disabili? Allora, ovviamente si rivolgerà a disabili, sia disabili fisici che psichici, ma l'OEAS è una figura che deve lavorare in equip, quindi sicuramente non è che una persona con una disabilità fa richiesta e in automatico viene affiancato un OEAS, ma c'è tutta una selezione che viene fatta appunto da psicoterapeuti, e per cui si cerca di capire se l'OEAS è la figura giusta per questa persona. Okay, poi secondo me a volte non sempre è la persona adatta. Se si scopre che banalmente la ragazza o il ragazzo cerca un fidanzato, ovviamente l'OEAS non è un sostituto del fidanzato. Al momento in Italia però non esiste nessuna legge che possa regolamentare appunto questo tipo di richieste, diciamo, no? A che punto siamo appunto? Cosa dice la legge oggi? Quali sono anzi gli ostacoli che le leggi attuali mettono ad alcune procedure? E cosa invece vorreste voi in un futuro? Ma allora, questo, diciamo che Max Olivieri, prima di arrivare alla figura, come tra i vari progetti che ha in piedi, è stato proprio quello di creare una bozza di legge appunto insieme a professor Quattrini, insieme agli avvocati di Roma, che potesse andare a riempire questo gap anche culturale. Perché questa, purtroppo, sono state fatte diverse proposte di legge, che però sono ormai diversi anni che sono ferme sia a Roma e sia in Regione Lombardia. Io so che avete fatto sia la parte, diciamo, nazionale che regionale per cercare di trasformare alcune leggi. Sì. Addirittura quella che è depositata a Roma non è mai stata calendarizzata, quindi non c'è proprio interesse. Ultimamente invece in realtà inizia a muoversi ancora qualcosa a livello nazionale, infatti Max è tornato 2-3 mesi fa a Roma con Fabrizio Quattrini e con uno dei nostri miei colleghi che è in formazione, proprio perché siamo passati dalla teoria alla pratica, cioè adesso ci sono anche 18 persone che stanno facendo il percorso. 18 altre persone come te che hanno fatto il punto, che stanno facendo questo percorso, giusto? Da tanti mesi, tutto, e facendo anche tanti tirocini, mi dicevi. Ma allora, come questo percorso che stai facendo? Sì, diciamo che la parte teorica non è stata così importante come... cioè in realtà è prevista una parte di almeno 200 ore teoriche, se non di più. In realtà ne abbiamo fatte molte meno per difficoltà anche di opposizioni da parte di varie associazioni, insomma, quindi si può ben capire come in questa nazione è un po' difficile anche fare banalmente un corso. Insomma, ci sono un tema abbastanza ostico per me. Sì. E quindi diciamo che la parte teorica adesso dovrebbe riprendere questo inverno in maniera molto più importante.
Noi 18 in realtà il tirocinio abbiamo iniziato a farlo in 4-5, anche qui perché non è così facile, anche se le richieste sono tantissime, si parla di migliaia ormai di richieste che sono arrivate sul sito Lovegiver di Maximiliano Olivieri, proprio perché siamo all'inizio, perché questa figura non esiste in nessuna parte del mondo, in realtà in molte nazioni sia europee che extraeuropee ci sono più dei sex worker che appunto sono più per la parte finale, quello che diciamo prima, la sessualità. Invece una figura così complessa che prenda anche emotività e affettività non esiste, quindi è veramente un progetto all'avanguardia e vogliamo farlo molto bene senza avere problemi, quindi siamo solo in 4-5 che abbiamo iniziato la parte anche in pratica. Okay, io credo che sia molto interessante appunto il fatto che ci siano anche l'emotività e l'affettività all'interno di questo progetto, perché appunto va ben oltre di quello che può essere appunto il lavoro o il sex worker, che magari non ho già visto in qualche situazione, appunto in Danimarca, come dicevi prima, esempio, esiste una figura del genere, e anche perché insomma credo che sia un percorso che non necessariamente poi sempre arrivi anche a dover toccare la parte sessuale, giusto? No, no, infatti ad esempio uno dei ragazzi che ho seguito in una cooperativa per disabili è un ragazzo che ha avuto una storia, è stato normodotato fino a 18 anni, poi in seguito a un incidente in moto è diventato paraplegico. C'è stata una spinta forte da parte della famiglia per un recupero funzionale dal punto di vista diciamo motorio, ma nessuno si è più interessato della parte più psichica, no? Comunque c'è sempre un trauma psichico, no? Per cui poi vabbè, nel frattempo sono passati 30 anni, lui è ancora in carrozzina, però probabilmente c'è stato anche un trauma cranico con un lieve ritardo, se ne sono accorti gli educatori negli anni, ma non è mai stata fatta diagnosi, proprio perché questa parte è andata un po'. Non importava, diciamo, sì, tutti concentrati sulla parte motoria. Adesso che i genitori sono diventati vecchi e sono morti, lui ha cominciato a manifestare delle necessità, però nei confronti di una ragazza che viveva con lui in questo centro di Urnia. Una delle prime cose che abbiamo dovuto fare era cercare di capire lui cosa voleva da lei, cioè voleva un rapporto sessuale, voleva una relazione sentimentale. Perché poi si va a creare una situazione diversa, cioè se hai un rapporto sessuale a determinate necessità, se hai una relazione, io avevo messo lì una delle soluzioni, poteva essere il venerdì rosso, nel senso che per loro due, visto che anche lei comunque aveva una disabilità con cui diciamo un po' più basso lei, però di fatto anche lei quando tu gli occhi dici no, noi siamo fidanzati e ci vogliamo bene, quindi si poteva immaginare che loro due il venerdì cenassero assieme dopo gli altri in comunità, magari lasciandoli un po' soli con una tovaglia carina, quindi è una soluzione che è fattibile, che abbiamo discusso in equip, ma che abbiamo potuto discutere perché c'era una figura che prendeva in considerazione questo, perché sennò gli educatori sono molto ovviamente anche presi da tutto il resto. Ecco appunto, perché invece al momento come funziona? Senza di voi, come funziona? Ma soprattutto, cioè, è tutto in mano agli educatori o, nel peggiore dei casi, anzi, alle famiglie, nel nostro caso? Sì. E cosa succede? Ma ti dirò di più, in realtà, cioè, nessuno lo sa, ma c'è una figura. Allora, l'OSS, l'operatore sociosanitario, che c'è da anni, insomma, sia in ospedale, che aiuta un po' le famiglie. E nel suo statuto c'è scritto che deve ottemperare a tutte le necessità alla base della piramide di Maslow. La piramide di Maslow è come la piramide alimentare, okay. No? Che 7 giorni bisognerebbe mangiare la frutta, poi a salire, no? Il dolce, e sulla punta solo. Ed è uguale, qui sono delle necessità, diciamo, no? Quindi alla base c'è dormire, mangiare, perché altrimenti muori di fatto, no? Quindi quello che devi farlo tutti i giorni. E c'è anche la parte sessuale, per cui se lo statuto dell'OSS dice che questa figura dovrebbe ottemperare a tutto ciò che sta alla base, in realtà abbiamo già una figura. Ho chiesto proprio, quando io ero in formazione, c'era un mio amico che stava facendo il corso di OSS, gli ho detto, ma ve ne parlano di questo aspetto?
Ma sì, c'è stata una diapositiva che hanno fatto passare velocemente, ma non hanno detto nulla. Quindi già il corso viene omessa questa parte, no? Però vabbè, adesso senza pretendere che gli OS entrino nel merito di questo, però se ci fosse una figura specifica solo per questo aspetto. Invece, al momento invece come funziona? Al momento ormai c'è, purtroppo c'è il fai da te, chi purtroppo ci sono casi di parola giusta incesto, o madri che masturbano i figli, perché è facilissimo passare dall'igienizzazione anche dei genitali, all'igiene dei genitali, a passare anche a, perché vedono un figlio sofferente, aggressivo e così via, a chi magari abita in Nord Italia e non in Svizzera. E ci sono diverse soluzioni, quindi questo mi viene a dire, insomma, il problema c'è, la tematica c'è, le soluzioni ognuno poi si trova un po' per i fatti suoi, che se fosse sempre la cosa peggiore da fare quando si cerca una soluzione, è proprio importante appunto riuscire a creare invece una figura in modo che una soluzione reale esista, con un iter, con, anzi che poi magari specialmente dia una risposta ancora più giusta rispetto a quello che appunto potrebbe magari dare un genitore che giustamente è mosso dall'affetto, dal vedere il proprio figlio che soffre, no? Immagino. Sì, perché ad esempio, tornando al discorso della prostituzione, ci sono molte prostitute. Molte volte infatti vi fanno un po' paragone con quello, no? Ma allora, banalmente rimanendo sull'aspetto corporeo, no? Intanto una prostituta dell'affettività e dell'emotività del cliente, ma neanche scritti da un modo tale. No, infatti, è proprio... Uno, cerca l'affiliazione, perché paga se torna. Invece, ad esempio, anche le figure più spinte sulla sessualità, le americane, piuttosto che, comunque hanno limiti di sedute. Ah. E questo serve a non creare invece dipendenze. 5, 6, poche sedute comunque, e loro volta sono seguite da psicoterapeuti, quindi hanno un rimando, no? Uh-huh. Ma comunque potrebbe anche accadere, spesso è accaduto, ci sono casi che sono stati descritti in cui la compagnia portava il ragazzo, no, a prostituta, e la prostituta si rifiutava, magari anche con parole poco garbate. Questo cosa fa? Crea un trauma nel trauma, che si sente rifiutato addirittura da chi da una persona che viene anche pagata, no? Se anche chi viene pagato mi rifiuta, non troverò mai una ragazza. E quindi immagino un trauma, anche per l'attività, se è solo fisica, arriva il trauma, poi dopo magari il trauma appunto dell'incidente, un altro trauma ancora, insomma. Prima fuori onda mi raccontavi di casi in cui appunto a volte non si deve neanche arrivare alla sessualità come la intendiamo noi, ma che magari appunto ci siano delle sessualità alternative in un certo senso, diciamo. Sì, beh, allora ad esempio appunto parlavo di una ragazza con una spina bifida che aveva tutto un suo immaginario nei confronti del mio collega che stava facendo tirocinio con lei, e banalmente lui gli ha detto, ma visto che comunque già 30 anni hai provato l'autoerotismo piuttosto che un sex toy e così via, e a quel punto ha provato e piangendo si è resa conto che lei non aveva la parte proprio neurologica per avere un orgasmo, non sentiva nulla. Quindi di fatto, ma la cosa assurda è che lei in 30 anni non ce l'aveva mai provato. Perché appunto alla fine si arriva a questo, siamo alla metà della nostra trasmissione, e mi sembra di capire che alla fine si arrivi a capire che il problema non è il disabile, ma siamo noi altri fuori, la cultura che c'è intorno, la società che è intorno, culturalmente, che nega l'esistenza di questa problematica. Sì, sicuramente la nostra cultura non è preparata, neanche noi non siamo dotati di una sessualità libera, perché l'1% della popolazione abbia una sessualità libera. Per cui figuriamoci quando noi uniamo due tabù, la disabilità e la sessualità, perché anche la disabilità è ancora un tabù, a essere onesti. Voi avete i due, se a parlare dei due tabù più grossi che ci sono, come reagisce la gente? Insomma, a volte abbiamo avuto anche reazioni molto negative da parte dei disabili stessi, soprattutto associazioni cattoliche quindi... Quali sono le reazioni che ti fanno più arrabbiare? Mi dici, allora forse non avete proprio capito. Ma allora, ad esempio, un articolo che leggevo oggi su Facebook, che ha postato Maximiliano Olivieri, questa associazione, di cui non voglio fare il nome, diceva che la nostra è una soluzione riduzionista, insomma, che non contemplava la complessità della disabilità, perché in effetti esistono le disabilità, le
filiale di disabilità. Sì, diciamo. Ma se tu hai un giocattolo che è molto complesso, adesso forse giocattolo non è il termine giusto, però no, qualcosa con cui ci devi lavorare per capire, no, dov'è la problematica, ma perché è, la richiesta è alta, perché se non ci fosse richiesta nessuno va a chiedere ai disabili. Infatti. No, allora a quel punto tu ci devi entrare nel problema. E io in questi mesi mi sono reso conto che è veramente complesso, ma me ne sono reso conto perché ci sto lavorando. Quindi io una cosa ho capito che penso che metta d'accordo tutti, indipendentemente da etnia, religione, è che da quando nasciamo a quando moriamo l'unica caratteristica in comune che abbiamo è un corpo. Cioè in questa vita noi siamo incarnati, penso che nessuno possa negarlo. E dal disabile che mi fa tutto il giorno a picchiare la testa contro un muro, che di fatto è una sua manifestazione corporea, poi non ne conosco il significato, magari non ne capirò mai se è una necessità, se è... però di fatto lui sta sperimentando in una maniera diversa il suo corpo. A chiunque io sia venuto a contatto potrei dire che tutti i disabili delle cooperative con cui ho lavorato avevano necessità di tipo corporeo, poi alcuni più sessuali, alcuni meno, no? Però c'era. Quindi io credo che questo non è un problema, è proprio una cosa che sta alla base di tutti, però è negata a tutti, a quasi tutti. Tu hai detto, forse non è un problema, invece ho usato la parola problematica più di una volta. Allora ti chiedo, dove sbagliamo noi, ad esempio i giornalisti, noi la sigla, nel raccontare questa cosa? Ma secondo me non c'è un errore, ci sono delle paure per cui... perché ammettere che c'è una sessualità nel disabile apre un mondo, perché questi disabili, soprattutto dei genitori, sono visti come le angiolette sessuati, no? Fino a quando poi, non so, vanno giù con le braghe, no, in mezzo alla classe, allora lì per forza dobbiamo accettare che c'è. Che non è che c'è un problema, perché... È diventato un problema, probabilmente, che abbiamo legato fino a prima. Cioè, per assurdo, un disabile che dovesse nascere in una tribù indigena, dove vanno in giro tutti nudi, non sarebbe un problema. Cioè, la disabilità, un Max Olivieri che è in carrozzina, fosse nato in un pianeta dove gli extraterrestri possono le gambe nelle ruote, non sarebbe un disabile. Cioè, questo è un concetto che in tutte... gli ambienti educativi è risaputo da 30 anni, cioè la disabilità la fa l'ambiente, non la persona. E qui vale molto di più, proprio perché noi normodotati siamo molto inibiti dal punto di vista sessuale, soprattutto la nostra cultura occidentale rispetto magari più a quella orientale, allora figuriamoci se possiamo prendere in considerazione la sessualità di un disabile. La maggior parte della prima tantissime persone, hanno dato anche giudizi a volte non chiesti, immagino. Qual è la cosa che ti ha lasciato più sconvolto, che ti hanno detto, che ti ha detto, no, non è così, non mi state ascoltando? Ma guarda, più che ascoltare, io ho parlato anche di diversi convegni, sì. Ad esempio, ma più che fraintendimenti, che vabbè ci sta anche nel vostro mestiere, sono proprio le storie che ascolto che sono drammatiche. Infatti, ad esempio, sono appena stato un paio di mesi fa a un convegno tenuto dal movimento LGBT a Brescia, sì. E parlavo addirittura di un ragazzo, un bellissimo ragazzo che ho seguito, che per anni è stato portato a prostituti dai genitori, e quando io ho iniziato a lavorarci ho scoperto che probabilmente lui è omosessuale. Quindi, dramma nel dramma, perché? Perché noi la nostra sessualità, a un certo punto, se la accettiamo, la possiamo, il nostro orientamento sessuale, possiamo poi metterlo in atto in maniera corretta. Se mi piacciono gli uomini, andrò con gli uomini, cercare uomini. Lì invece no, perché c'era una sorta di confusione, no? All'inizio io ho avuto tantissimi amici gay, non è che a 20 anni o a 18 o 15, c'è chi lo scopre prima, chi lo scopre dopo, ma c'è un periodo di confusione, amici che sono stati cacciati di casa, i genitori e così via. Il disabile è un po' più, ecco, l'articolo che ho letto oggi parlava di che vanno più tutelati perché sono più fragili, ma questo non vuol dire allora negarli, no? Perché io lì immagino il genitore, no? Magari già che vive la disabilità del figlio in maniera drammatica e dice no, anche gay no, no?
no? Quindi è complicato passare tutto questo messaggio poi. E quindi c'è il tabù, no? E quindi questo ragazzo è stato portato a donne dal padre, perché solito sono i padri, no? Per anni, e quindi chissà come viveva questa cosa, magari viveva in maniera ancora più drammatica. Luciosa, no? Immagino. Sì. Quindi non può essere il padre, fa questo, deve essere una figura che prima appunto ha un protocollo, noi abbiamo un protocollo, e guarda caso nel primo, sono tre step. Bel protocollo anche non di poche righe, giustamente. No, il primo step è l'accoglienza. Che cos'è l'accoglienza? Sono domande. Che tipo di domanda? Banalmente non puoi lavorare con una persona se non conosci il suo orientamento sessuale, se neanche lei ha chiara il suo orientamento sessuale, no? Perché questo è fondamentale. Quindi domande che magari non sono neanche mai poste neanche loro, però perché non hanno mai avuto modo di porsele, no? Cioè, prima parlavamo della ragazza di 30 anni che non ha una disabilità psichica, una disabilità fisica, quindi vuol dire, perché non si è mai masturbato in 30 anni? No? Per poi crearsi delle fantasie, dei rapporti sessuali. Beh, perché è un tabù, come dicevamo prima, legato ad altri tabù, che insieme ad altri tabù va a creare appunto un... Perché ad esempio, una cosa che dice Max quando va nei suoi convegni a parlare, noi facciamo delle cose, ma nessuno di noi l'ha mai fatto in maniera così esplicita. Non è che noi a 14-15 anni, in salotto, io vado in bagno che mi masturbo, cioè ovviamente no. Però lui dice, io se dovevo masturbare, tanto perché non riuscivo, ma poi chi mi puliva? Veramente. Lo facevo, chiamavo mia mamma per farmi pulire. Per cui capite che c'è una tensione, no, fisica, che non viene poi scaricata, uso proprio questa parola, forse anche un po' brutale, ma che è reale, okay. E che poi genera depressione, frustrazione, aggressività, poi dipende dalla persona, come la gestisce. Quindi banalmente noi facciamo delle cose come pulirsi, che a noi sembrano semplicissime, ma per uno che ha una disabilità fisica sono complicatissime, no? E quindi, sai, la polluzione notturna nel moschietto la posso anche, la mamma pulisce le lenzuola, la posso anche concepire, ma che vada a pulire mio figlio dopo che si è masturbato, no? Quello è inconcepibile, no? E quindi ben bene appunto la figura dell'OAS e tutto il vostro iter che state portando avanti. Luca, come possiamo rimanere aggiornati appunto su tutto quello che state facendo? Mandare richieste nuove, diciamo, no, perché ci sono già un po' di richieste, quindi anche no. Ma come fare poi invece per seguire tutto l'iter, per capire poi? Beh, c'è proprio il sito www.loveviver.it, il sito che da anni ha costruito Max Olivieri, e questo lì ci sono tutte, dalle cooperative che vogliono aderire al comitato scientifico, perché più date abbiamo meglio è, anche casi, ci sono proprio casi descritti, che sono testimonianze, no? Testimonianze ovviamente non c'è nome e cognome, ci sono le sigle, però qualcuno ha voluto mettere proprio la sua testimonianza, quindi sul sito c'è tutto. Poi c'è anche un libro di Max molto interessante, facciamo vedere, sì. Insomma, che forse può aiutare a capire meglio appunto tutto quello che è il pensiero che c'è dietro e le necessità che la persona appunto Max ha avuto nei suoi anni, che ha voluto invece condividere con tutti quanti e cercare di trovare un po' una soluzione grazie anche a questa figura dell'OAS. Luca, siamo arrivati alla fine, io ti ringrazio tantissimo. Che cosa possiamo dire per chiudere, per concludere, per far capire ancora meglio di cosa stiamo parlando e l'importanza di quella vostra figura? Ma non so, forse dovremmo provare tutti una volta, quando abbiamo una febbre, che siamo allettati, che non riusciamo a fare niente, no? Immaginare di essere in quello stato in tutta la vita, no? E quindi al di là della retorica, della teoria, di cosa è giusto o non giusto, proprio immedesimarsi in quello stato, no? Di forte disabilità, perché anche una febbre alta, insomma. Per noi maschietti si sa che poi fa un'altra roba che ti mette a terra, male, sembra che non c'è più domani, quindi si sa. E provare a pensare di magari anche avere necessità di quel tipo, in quello stato, no? Senza aiuto. Mi viene a dire che da questo esempio si capisce molto bene che tu il test dell'empatia l'hai superato a grandi voti, mi sa tanto, perché insomma... Non ci hanno mai dato il risultato. No, però se siamo dei 18, credo che quindi sia stato ben superato. Davvero, io ringrazio tantissimo Luca Bossi, un operatore OAS in formazione, ti ringrazio davvero tantissimo Luca, tienici aggiornato, siamo davvero molto interessati di seguire il vostro iter. Grazie.
Grazie mille, grazie a tutti. Grazie a tutti voi che ci avete seguito. Ci rivediamo mercoledì sera con una puntata di Good Night Milano. Grazie mille, arrivederci. A presto.